sono sfatta, ragazze, buongiorno. Allora, questo video non doveva neanche esistere e voi ben capirete perché. Ma ieri ho girato il video. Ieri ho girato il video relativo agli ombrettini, questi qua di Colourpop che ho comprato in saldo. E avevo detto che se oggi mi fossi truccata con questi ombretti, ma va, non potevo mica non truccarmi, avrei fatto il video. Adesso mi stavo truccando, tra l'altro sto facendo un casino e mi sono resa conto che cacchio, o lo faccio adesso o non lo faccio mai più. E quindi ho già messo il correttore, il fondo, vabbè, correttore ho messo questo, che lo sapete è uno dei miei preferiti. E di fondo ho messo questo qui della Clinique, l'anti-age, che mi ha regalato la mia amica Moni, che lei non usava più, che è un correttore liquido, ha una consistenza un po' tipo quello della L'Oreal. Liquido che assomiglia un po' all'Armani Maestro, però è leggermente più coprente, diciamo, ha un fondo un pochino più tosto, non è super mega extra, eh? E sopra come cipria sto mettendo questo che è il fondo della Gaia, quello che mi avevano mandato loro 2 anni fa, quando è stato, perché non avevo voglia di usare la cipria normale perché questo fondo beve tanto e quindi bisogna un attimo. E volevo qualcosa che fosse un filo più coprente perché oggi ho una pelle di merda, perché sono stanca, stressata, ho raffreddore e sono una brutta persona. Ok, a parte questo, allora colgo l'occasione per fare questo make-up con questi 3 ombrettini nuovi che sono gli ultimi che mi sono arrivati, ma prima pubblicherò il video dell'haul, quindi lo vedrete. Metto questo primer qui che è quello della L'Oreal che mi ha regalato sempre la Monica, la mia amica, che lei non usava più. Tra l'altro questo primer qui è fantastico, cioè io non lo conoscevo, l'avevo visto, dovrebbe, se non erro l'avevo visto da Erika, che so che è lei che lo usa spesso, ma non avevo idea che potesse essere una figata di questo tipo, perché io sono una consumatrice affezionata di questi, lo sapete che sono i miei top, 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 che uso sempre questi e che mi piacciono tantissimo. Ok, partiamo subito perché devo andare in ospedale. Allora metto sicuramente sulla palpebra amabile questo, che è quello più chiaro di tutti. Minchia. Minchia, ragazzi, minchia. E arrivo fino all'attaccatura delle ciglia, delle sopracciglia. Ho già di quelle giornate da dire minchiate una dietro l'altra, ve lo dico, eh. Comunque, ieri sera sono tornata, c'era ancora luce. Questa stagione è decisamente la stagione in cui preferisco girare i video. Poi, nella piega metto questo come colore di transizione, perché è la stagione dove c'è luce fino a tardi, la luce naturale è una figata e io riesco. Poi sono, diciamolo che io sono un animale più da estate che da autunno e da inverno, perciò yuhu, quando arriva questa stagione qui io sbrocco di brutto, voglio di fare un sacco di cose. Ok, anche questo è un colore pazzesco, lo vedete anche voi, tricky track, che poi, cioè, sto proprio facendo un trucco, cioè alla volée, perché mi sono svegliata tardi. E poi nell'ultimo nella parte finale dell'occhio metto questo verde che è un verde duochrome, che ha dei riflessi sul marrone, quindi a seconda di come voi venite colpite dalla luce, cioè qua in fronte, in buona sostanza, lui cambia ed è un colore assolutamente pazzesco, cioè non so se riuscite a vederlo, è una roba. In generale questi ombretti sono la fine del mondo, cioè per me sono le vette dell'Everest del make-up. Per me, che non sono una make-up artist e non devo andare in giro a fare chissà che cosa, ovviamente. Poi, certo, chi lo fa per lavoro avrà sicuramente altre aspirazioni, ma vi assicuro che già solo questi per me, non so se riuscite a vedere, si vede, sì. Cioè, 3 ombretti, 3 passate, finito lì. Adesso riprendo il pennello del colore di transizione, ne prendo ancora un po' e do giusto una ripassata per blendizzare il tutto
E boh, cioè è finita lì, non è che dovete fare il miracolo della Madonna di Fatima, guardate che roba. Pazzesco. Voglio intensificare solo un pochino di più il verde qua. Che poi questo verde qua, secondo me, è anche usato da solo sulla palpebra. È una figata pazzesca. Vedrete il video degli arrivi, ma comunque è questo. Vi faccio anche uno swatch, così vi rendete conto. Vedete che roba che è. Poi nella piega ho messo questo, che è questo qui, e su tutta la palpebra mobile ho messo questo. Sono colori pazzeschi, sono ombretti pazzeschi. In offerta costavano 3 dollari, io li ho comprati 6 e mi sono fatta la mia super mega specialissima palettina di Colourpop che amo alla follia, cioè proprio. Questa settimana l'ho usata più e più volte e vi assicuro che mi ha dato delle gran soddisfazioni. Poi faccio una righetta, controllo di avere le mani pulite prima. Ho la mano tremula oggi, sembro. Però mi faccio una riga di matita perché mi piace di più. Ormai sto prendendo sto vizio che. La riga di matita me la faccio praticamente tutti i giorni. Mi trovo meglio con la matita che con l'eyeliner. Sono sincera. Però. Me la faccio praticamente tutti i giorni. Che mi dà l'idea che mi renda gli occhi un po' più grandi. Non sono neanche una persona particolarmente precisa con le matite io, cioè sono una di quelle proprio dei video che minchia aspetta che la sistemo di qua e di là e poi si fa la riga tipo la Moira Orfei, ciu, sparaflesciata però. Allora, come mascara, prima mi piego le ciglia ovviamente. Ah, tra l'altro mi è venuto in mente adesso che un po' del verdino lo metto anche sotto. Per dare un po' di così continuità tra il prima e il dopo. Tanto questo è un colore che sta benissimo. E sotto mi do anche un giretto di matita verde, così. Giusto perché vogliamo proprio. Oggi mi voglio rovinare. Ok. Giusto per dare proprio questa idea di green on the green. Io ve lo dico, ragazzi, comprate. Come mascara voglio usare questo viola, il mio viola preferito della Pupa. Perché a me piace molto l'associazione verde-viola e trovo che col colore dei miei occhi, che è un verde bottiglia cangiante con delle pagliuzze nocciola, sia una grande figata. Oggi ho la scemitudine a mille, sono in ritardo, ho bevuto 2 caffè, mi è salita la caffeina, praticamente sono drogata. Ho dormito finalmente. Tipo 8-10 ore di fila, una roba che non si vedeva dai tempi della preistoria. E io quando dormo sono una bambina felice perché minchia, dormire è tanta roba, ragazzi, non ce n'è. Ecco qua. Poi blushiamo. Con blush sul solito, sapete quando sono di fretta, uso questa palettina qui che è stata uno degli acquisti migliori che ho fatto. Da Ali mi piace un sacco. Mixo sempre questi 2 colori qua, che sono quelli centrali. Mi piacciono tantissimo. Sono molto molto naturali. E minchia. Tra l'altro il blush me lo do sempre dopo essermi truccata, ma non per altro, perché così il fondo ha il tempo di bersi la cipria e quant'altro. E vedo se fa se ha degli accumuli, se ha qualcosa che non va. E al limite gli do una sistemata. Poi l'illuminante me lo voglio dare, sì che me lo voglio dare,
ma non mi voglio dare questo, che tra l'altro si sta spaccando la cialda, devo capire che cosa è successo. Voglio darmi questo, che è il Sunburst, questo qui, che mi piace tanto, che ho preso da Ali. E prendo un pennellozzo tipo questo, che poi tra l'altro non so che cosa faccia qui, perché quello lì è un pennello da viaggio, ma vabbè. E voilà, un'illuminata. Tra l'altro voi in camera secondo me mi vedete troppo sparaflesciata, cioè devo fare qualcosa, perché in realtà io sono molto più naturale. Sai il cazzo perché voi mi vedete così, ma va bene. E non mi ricordo più qua l'attaccatura dell'occhio. Metto giusto un filino della cialda centrale di questo trio che è con l'illuminante della Essence, ma giusto per dare un filo di luminosità alla parte interna e all'attaccatura, perché ovviamente sono un po' stanca. E niente, il trucco è questo qua, è finito, cioè non c'è nient'altro da fare, da dire, da disfare. Era solo per farvi vedere che figata è e com'è facile, cioè sono veramente degli ombretti facilissimi da stendere, super super fighi. Perciò io vi lascio al prossimo video, vado a pettinarmi, che magari ce ne sarebbe anche di bisogno, e ciao.